Bel Monte Pio, eccolo, salga pure sul palco e si prepari se è presente Massimo Clementoni, a seguire Vincenzo Napolitano e Rosario Sarace. Un saluto al tavolo congressuale e a tutti i partecipanti del congresso che si sono trattenuti fino a quest'ora. Io salgo sul palco solo per perorare la causa di una mozione che abbiamo depositato agli atti congressuali. La nostra mozione si chiama Manifesto per il Sud. Il Sud, il Mezzogiorno d'Italia, è un tema fin troppo abusato. Noi abbiamo scritto una mozione metodologica sulla questione del Mezzogiorno che sinteticamente vi esporrò. Quando si parla di Meridione dobbiamo pensare solo una cosa: qualità della proposta politica. Non possiamo, noi come partito, se vogliamo affrontare il problema del Mezzogiorno, continuare a fare ciò che fanno gli altri, fare una panoramica a volo d'uccello sulle potenzialità del Sud, chiedere semplicemente nuovi finanziamenti per il Sud, ignorare che i problemi del Sud sono endemici, alcuni dei quali addirittura millenari. La sfida di un programma che pensi allo sviluppo del Sud è una sfida probabilmente storica, significa riscattare un intero popolo da problemi endemici che ha da sempre. Come si fa a non cadere nella banalità dei programmi politici meridionalisti? Come si fa a non ripetere semplicemente le potenzialità del Sud, che però non si vengono mai a realizzare? Noi abbiamo proposto una mozione di tipo metodologico. Due punti chiediamo che vengano assunti come focus del programma del nostro partito per il Sud. Sappiamo tutti ciò che ha di bello, sappiamo tutti ciò che ha di cattivo, ma il Sud cresce solo con due punti. Il primo è rimettere al centro dell'agenda politica la programmazione dello sviluppo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che il liberismo in un posto come il Meridione d'Italia, innervato di criminalità, ammalato di fatalismo, di clientelismo, ammalato del culto della rendita, il liberismo non libera nessuna energia economica positiva, come non libera nessuna energia economica positiva il finanziamento a pioggia, il finanziamento privo di costrutto. La nazione, e questo è un messaggio per i nostri alleati, deve porsi il problema nazionale dello sviluppo del Sud. Sviluppo del Sud significa anche sviluppo del Nord. L'ultimo rapporto Svimez ci riporta il quadro di una interdipendenza. Un Nord senza il Sud perde 14 punti di PIL all'istante. Programmazione economica significa finanziamenti solo nelle potenzialità già sviluppate, individuazione delle aree su cui si può fare cosa, infrastrutture mirate non per fare le cortesie agli amici, la strada per raggiungere quel paese o l'autostrada che passa vicino a quei terreni, ma una pianificazione nazionale dello sviluppo. Secondo punto imprescindibile, la lotta per la legalità. Non esiste sviluppo in un luogo dove c'è una criminalità organizzata, una criminalità politica e una piccola criminalità che si appropriano di tutto. La nazione, noi che crediamo nell'Italia unita, deve farsi carico di questo sforzo e il nostro partito deve diventare alfiere anche di questo secondo focus, la lotta per la legalità, la lotta senza quartiere contro l'illegalità. Chiediamo che il partito acquisisca questa mozione metodologica, poi all'interno ci possiamo mettere tutto, lo sviluppo del turismo, dell'agroalimentare, lo sviluppo dell'industria o quello che ci pare a noi, ma chiediamo che il partito acquisisca questi due punti come preminenti nell'approccio al Sud. Programmazione economica nazionale, piani periodici e pluriennali dello sviluppo e lotta per la legalità. Grazie.